Il lavoro con la propria immagine rimanda al tema della polarità, della differenza tra parti di me, differenza tra me e l'altro. Lavorando con la propria immagine, con l'immagine di se stesso, ovviamente la polarità assume una forma particolare. È un dialogo in cui l'io che osserva il me stesso immagine interagisce, si confronta, dialoga con quel me. E il bello è che lavorando con la videoterapia, la fototerapia, il dialogo assume realtà, prende corpo. Tanto l'io che osserva, tanto il me stesso immagine hanno da dirsi reciprocamente. Uno potrebbe dire, ma sono la stessa persona? Forse, può essere, ma il tempo cambia tutto. Il me stesso immagine appartiene ad un tempo diverso dell'io che osserva quell'immagine. E questa leggera discrepanza, al limite soltanto temporale, già crea una differenza, una distanza, un piccolo vuoto nella relazione da riempire. E da riempire con che cosa? Con nuove acquisizioni, modalità diverse di utilizzare le proprie risorse, o anche semplicemente riempire quel vuoto con un punto di vista differente. Io sono diverso da me stesso immagine perché ho qualche secondo, minuto, anni di vita in più. Abbiamo da dirci. E il bello è che nella videoterapia questo dialogo tra queste polarità ospita varie dimensioni dell'esistenza, varie dimensioni del proprio esistere nelle relazioni, con la possibilità di rivedersi con strumenti, risorse differenti. Qualcosa che solo il dialogo e il dialogo con se stessi, con parti di sé, con punti di vista sul proprio essere, può offrire.